Ciao a tutti e benvenuti alla consueta rubrica Circondati, che è il resoconto dell'attività della Commissione Affari Esteri della settimana. È da molto tempo che non facciamo questa rubrica per gli ormai noti sconvolgimenti alla testa del paese. Da Letta siamo passati a Renzi. Speriamo di vedere i risultati, ovviamente noi purtroppo ci fidiamo poco di questo. Mentre il mondo viene sconvolto dalla situazione della Crimea, quindi si ripropongono antichi sentori di guerra fredda, in Italia stiamo discutendo del rifinanziamento delle missioni all'estero. Purtroppo, ancora una volta, dobbiamo riscontrare delle contraddizioni incredibili. Per quanto riguarda la Commissione Affari Esteri, le prime cose che vengono subito saltano all'occhio a prima lettura del decreto, ci rendiamo conto che c'è uno sbilanciamento incredibile tra il finanziamento militare, che è 620 milioni di euro, e 34 milioni di euro invece soltanto il sostegno alla cooperazione internazionale, cioè il vero motore che potrebbe riequilibrare i conflitti, la gestione dei conflitti in tutti i paesi. Saranno contenti i cittadini all'interno di questi finanziamenti di sapere che spendiamo ben 50 milioni di euro in 2 anni per ristrutturare il quartiere generale della NATO a Bruxelles. Questa ci sembra una spesa assurda che dovremmo sostenere, che naturalmente se i cittadini italiani lo sapessero non credo sarebbero contenti. Noi ovviamente ci siamo opposti, ma il nostro emendamento è stato bocciato in commissione. Altre assurdità sono quelle di purtroppo vedere ancora una volta che andiamo a finanziare con 700 milioni di euro delle attività della cooperazione internazionale, cioè di sminamento dei terreni, e l'Italia ancora una volta risulta tra i paesi maggiori produttori di mine antiuomo. Quindi con una mano andiamo a mettere le mine e con l'altra spendiamo i soldi per toglierle. Queste sono alcune delle contraddizioni. Potremmo segnalare in particolare l'articolo 7,2 di questo decreto, che ha dell'assurdo. Sostanzialmente dice che nonostante le nostre discussioni, per non inficiare sulla continuità dell'azione della missione internazionale, il 50% dell'importo previsto dal decreto per il finanziamento, quindi siamo intorno ai 350 milioni di euro, verrà, nonostante qualsiasi genere di opposizione, verrà comunque erogato. Quindi, cari cittadini, anche se voi volete i vostri militari all'interno dei confini nazionali per difendere il vostro paese, sappiate che purtroppo, in un modo o nell'altro, questi soldi già sono stati erogati. Quindi si inficia il lavoro del Parlamento e dei parlamentari, ed è questo che noi ci stiamo opponendo, ed è per questo che promettiamo sicuramente di fare battaglia per la pace all'interno dell'aula parlamentare. Come sapete, questa settimana è scoppiato il caos in Ucraina. Il Movimento 5 Stelle ha una posizione chiara, che poi è sempre la stessa, ovvero si dia spazio all'autodeterminazione dei popoli, quindi gli ucraini scelgano cosa vogliono diventare, e si faccia tutto il possibile per far sì che questo avvenga con un processo quanto più diplomatico possibile, quindi assolutamente scongiurando l'uso di violenza e armi. E noi non pensiamo che questa sia una faccenda pro o contro la Russia, è la classica guerra di imperialismo in cui i due blocchi continuano a contrastarsi. L'Ucraina d'altronde è al centro della vita, diciamo, russa da sempre, la Crimea in particolare, e speriamo e accogliamo tra l'altro con piacere il fatto che ci sia appunto un fermento per definire una nuova forma di Stato in Ucraina, e aspettiamo di vedere come andrà a finire. Vi aggiorno intanto che abbiamo fatto un'audizione, che abbiamo chiesto che due osservatori italiani vadano in Ucraina per seguire lo stato dell'arte, quindi vi informeremo anche su questo.